Fra le meravigliose mura di Villa Meuccia Severi con le sue stanze, adornate di incantevoli opere d'arte, si è stipulata ufficialmente la collaborazione tra l'Accademia Raffaello di Urbino e la Fondazione Meuccia Severi. Un accordo per l'anno 2023 che prevederà un continuo scambio artistico e culturale, ponendo le basi anche per un rinnovato sodalizio futuro. L'incontro tra l'Accademia Raffaello e la Fondazione Meuccia Severi ha una sua concretezza molto semplice. Si tratta di sostenere le attività che regolarmente l'Accademia promuove, il che significa mostre, pubblicazioni, conferenze. Cosa significa? Che dal 2023 queste conferenze, pubblicazioni e mostre avranno un sostegno che consentirà evidentemente di realizzare al meglio ciò che non si riusciva a realizzare come effettivamente si desiderava e soprattutto saranno non solo il prodotto di una istituzione, ma il prodotto dell'incontro tra due istituzioni. Conferenze e mostre che si svolgeranno in due luoghi già individuati dove l'arte è di casa. Ad aprirsi a queste iniziative saranno proprio le porte della casa di Raffaella Urbino, dove c'è la bottega di Giovanni Santi, una sala che solitamente è destinata ad ospitare mostre. E a farlo sarà anche la sede della Fondazione Severi, tra le sale della villa nel quartiere di Montegranaro di Pesaro. L'arte è necessariamente la base di tutto, tanto della Fondazione Meuccia Severi quanto proprio statutariamente dell'Accademia Raffaello, che già per il semplice fatto che possiede la Casa di Raffaello e promuove le arti come da sempre, dal 1869, anno della sua fondazione. Quindi sicuramente quello che va a crearsi è una collaborazione, una sinergia verso una presenza più consistente dell'arte nella quotidianità. Solo arte di tutti i tempi, ieri, oggi e domani. La passione per l'arte di Meuccia Severi nasce dall'amore incondizionato del bello, in cui il presunto obbligo di una scelta tra antico e moderno non le apparteneva. Una cura dei dettagli che l'ha resa negli anni 50 una pioniera dell'imprenditoria al femminile. Il mondo del tessile, esplorato nella sua città d'origine Carpi con la realizzazione di cappelli, passando al settore delle maglie una volta dislocata a Pesaro. Da lì il suo successo fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019, anno della nascita effettiva della Fondazione Meuccia Severi. Nata nel 2009, poi portata a suo totale compimento da scopi statutari nel 2019, laddove tutto il patrimonio che anche oggi abbiamo visto, fatto appunto di questa sede, ma anche e soprattutto di tutte le opere contenute e raccolte nel corso di una vita da Meuccia Severi stessa, sono confluite. La Fondazione Meuccia Severi ha degli scopi statutari, di cui è innanzitutto una fondazione senza scopo di lucro, che ha come scopi statutari principali quelli della conservazione e della messa a disposizione appunto della comunità, del patrimonio artistico-culturale che vediamo, ma anche quello di promuovere iniziative e anche scopi di sostegno nel mondo del disagio sociale e della beneficenza, che poi anche questi sono in continuità con la vita stessa della fondatrice.